Siamo finalmente arrivati in Africa! E fa un gran freddo! Sì, perché siamo venuti qui per raccontarvi una storia incredibile che abbiamo scoperto sui pinguini africani. Loro! Questo video vi piacerà! Guardate! Questo è il punto più a sud del continente e noi siamo qui! E laggiù c'è l'Antartide! Beh, molto laggiù! Ma che schifo! Allora, questa è la storia di una persona, Althea Westphal, la donna che salvò un'intera specie dall'estinzione. Siamo nel 1968. Una nave petrolifera urtò un oggetto sommerso, esattamente lì, e riversò nell'oceano 4.000 tonnellate di petrolio. La vita in tutte queste spiagge fu devastata, compresa quella dei pinguini. Si presentò tra i volontari per fare qualcosa Althea, una donna di mezza età il cui passato è quasi sconosciuto. Abbiamo trovato solo questa sua fotografia di quell'epoca. E quindi, per raccontarvi al meglio questa storia, abbiamo deciso di disegnarla sullo stile dei fumetti di quegli anni. Althea, nel disperato tentativo di salvare i pinguini, si accorse che mancava qualcosa per affrontare davvero l'emergenza. I pinguini continuavano a morire e lei doveva fare qualcosa, ma doveva farlo in fretta. Oltre a fronteggiare l'urgenza, comprese che bisognava trovare un modo per capire il loro comportamento per riuscire a salvarli davvero. Condusse i pinguini più colpiti a casa sua e lì creò un centro provvisorio di riabilitazione. Sto per raccontarvi qualcosa di straordinario. Vedete, il dramma di questi pinguini era cominciato molto prima dell'incidente petrolifero. Per qualche assurdo motivo, all'inizio del Novecento, una cinquantina d'anni prima, le loro uova divennero una moda culinaria che raggiunse perfino i ristoranti gourmet francesi. E così per anni e anni i nidi dei pinguini vennero depredati a migliaia e le uova vendute a dozzine. E uno pensa, quale sarà mai il problema? Le galline fanno uova in continuazione, a decine. E i pinguini? I pinguini ne fanno soltanto due. Una sola volta all'anno. Due uova. Intere generazioni di pinguini furono cancellate in questo modo. Ho trovato una fotografia dell'epoca sul commercio di uova, ma la qualità è molto bassa. Siamo riusciti con l'intelligenza artificiale a ricampionarla in qualche modo per farvela vedere, come nei film di spionaggio. È troppo sgranata per usarla. Sandro, puoi fare qualcosa? Prova a ricampionare l'immagine. Eccola. Bravissimo, ora tira avanti di un minuto. Beh, non posso, è una foto. So che puoi farlo. Ok, provo a codificare la traccia variazionale con una dorsale latente condizionata. Fatto! Eccolo, è lui il colpevole. Chiamo gli agenti e faccio isolare il posto. Ormai è un po' tardi. Non è mai troppo tardi per evitare un crimine. Ma torniamo ad Althea. Come abbiamo detto, portò 60 pinguini a casa sua. Qui si mise nella sua vasca da bagno a lavarli uno a uno dal petrolio e a prendersi cura di loro. Aveva perfino predisposto una piscina in legno in giardino. A turni poi, due o tre volte a settimana, li portava al mare con la sua station wagon e li lasciava fare il bagno per un'oretta. In questo periodo poté condurre delle ricerche sulla loro storia, abitudini e necessità e scoprire che, a causa degli errori umani dovuti a scarse conoscenze, più del 98% della popolazione storica dei pinguini era stata cancellata. E capì che poteva essere lei la chiave per salvare l'intera specie. La sua tenacia fu tale che in pochi mesi riuscì a mettersi in contatto con i migliori esperti, a ottenere fondi da quello che oggi è il WWF e a realizzare un'associazione internazionale per la tutela di questi animali, la SANCOB. Così nel 69, a meno di un anno, intervenne a una conferenza al Kruger Park. La sua determinazione fu così dirompente che riuscì a convincere il governo a rendere illegale la raccolta delle uova di pinguino. Questa storia mi ha colpito particolarmente. Una sola persona aveva cambiato le sorti di un'intera specie. Oggi i pinguini africani sono tutelati come specie a rischio di estinzione e hanno una spiaggia tutta per loro, questa dove siamo noi oggi. Eppure ancora oggi sono costantemente minacciati dall'inquinamento marino, dalla distruzione dell'habitat, la pesca industriale e ancora dal petrolio. L'estinzione totale è stata sfiorata di nuovo nel 2000.
Ma la Suncop di Altea, che oggi conta centinaia di professionisti e volontari, è riuscita ad arginare il disastro e a salvare 40.000 pinguini. Immaginate la gestione di questa emergenza. Ad oggi rimane il più grande salvataggio di animali selvatici della storia. Senza Altea e il suo lascito, probabilmente oggi non potremmo vedere i pinguini africani. E ora vediamo se riuscirò a far parte di una colonia di pinguini. Non se ne accorgeranno mai.